La Milano di oggi vive in maniera molto forte questo tema, a partire dal fatto che ci troviamo all'interno di uno dei quartieri e dei territori più multietnici della città, fortemente caratterizzati da una presenza che appunto proviene da altre culture, da altri luoghi, con una forte componente appunto di presenza africana, ma non solo, siamo in uno dei quartieri simbolo, se vogliamo, dell'apertura e dell'accoglienza della città. Siamo di fronte, diciamo, alle nostre spalle corre Corso Buenos Aires, corre quindi tutto lo spazio che è tradizionalmente legato al Gay Pride e quindi al tema dell'accoglienza e dei diritti della nostra città. Non solo, e con questo vado a chiudere, la centralità di questo spazio, di questo luogo è anche fortemente legata al fatto che in Piazza Opera, quindi a pochi metri di qua, c'era la famosa realtà, la famosa, anche dal punto di vista artistico, che mi pare molto interessante, dei bagni pubblici, che di fatto diventavano uno spazio in realtà di accoglienza a suo modo, e recuperare forse quel tipo di memoria credo possa essere importante per capire come questo spazio di cintura davvero era e ha sempre rappresentato per la città il luogo in cui appunto si arriva a Milano. Devo dire che questa installazione ha il merito, e lo ricordava prima appunto il vice Tussardi, di stimolare anche il dibattito pubblico sui temi che inevitabilmente porta con sé. E vi posso assicurare che la quantità di mail e di lettere che ho già ricevuto ancora prima che l'installazione venisse ufficialmente inaugurata, cioè oggi, è testimonianza di come la città sta vivendo questa incursione in maniera giustamente provocativa, non provocatoria. Nel senso che molti riflettono su che cosa questo significhi, su che cosa questo rappresenti, anche nel celare alla vista quello che è appunto l'impianto architettonico originale di questi caselli, che è pure un profilo molto amato dalla città. Ma io credo che tutto questo sia estremamente positivo, perché nel momento in cui l'arte contemporanea riesce a entrare nel tessuto di una società con funzione stimolatrice di dibattito e di riflessione, davvero interpreta in maniera molto importante una funzione cruciale. Non voglio aggiungere altro, perché credo che la vostra curiosità sia giustamente rivolta al pensiero e al progetto curatoriale e ovviamente artistico che sta dietro questo iFriend. Io voglio ancora una volta rinnovare da parte dell'amministrazione un ringraziamento alla Fondazione Tussardi per la qualità dell'apporto che ha continuato e continua a dare alla nostra città in termini di proposta artistica, e anche per la grande pazienza che dimostra nella reciprocità di una relazione che, così vuol dire, intersecandosi a volte con realtà difficili da gestire dal punto di vista squisitamente pratico organizzativo, un'installazione di questo genere, voi capite, non è uno scherzo, però di fatto riesce sempre a portare le nostre due istituzioni a risultati, io credo, molto positivi e apparentemente difficili da raggiungere, soprattutto quando si parte nelle prime riunioni con un tavolo di lavoro, qualche disegno, qualche fotografia, e poi di fatto si arriva di fronte alla concretezza di un risultato davvero, di un esito davvero di altissimo livello. Grazie.